parliamo d'amore, cioè qual è l'opera d'arte che parla d'amore? Qual è quella contemporanea? Non è una domanda facile, perché se noi pensiamo all'amore dell'arte ci viene in mente per esempio il bacio di Hayez. Io non dico adesso di andare indietro fino a Giotto, ma diciamo, tra le opere più recenti, Hayez, che è dell'inizio dell'Ottocento. Oppure ci viene in mente il bacio di Klimt, che è all'inizio del Novecento. Oppure ci viene in mente qualcosa di Chagall, parla pur sempre d'amore, ma siamo negli anni del 15, del 1918, insomma nei primi decenni del Novecento. Ma negli ultimi 30-40 anni, quali sono le opere d'arte che hanno parlato d'amore? Ce ne sono tante, però sono meno note per una serie di motivi. Forse perché negli ultimi 30-40 anni l'amore l'ha raccontato il cinema, financo la fotografia, di certo la musica, la letteratura, ma anche l'arte ha ovviamente un'opera che parla d'amore. Ne ha più di una, io ne ho scelta una. Un'opera che è stata realizzata nel 1980, tra l'88 e il 91, in quel periodo lì, da un grande artista il cui nome è Félix González Torres. E questa è secondo me l'opera, almeno quella che io amo di più, per quanto riguarda appunto il tema dell'amore. E l'opera consiste in due orologi, ma non è una fotografia di due orologi, il dipinto, sono due orologi veri che però hanno, diciamo, un nome, cioè di fatto non ce l'hanno, ma noi glielo diamo. Il nome è Félix González Torres, uno, e Ross Laycock, l'altro. Cioè sono loro due compagni, due persone che stavano insieme. C'è una lettera che Félix scrive a Ross nel 1988. La lettera è questa, io ve la leggo. Non aver paura degli orologi, sono il nostro tempo. Il tempo è stato così generoso con noi. Abbiamo impresso nel tempo il dolce sapore della vittoria. Abbiamo conquistato il destino incontrandoci in un certo momento e in un certo spazio. Siamo un prodotto dell'epoca, quindi restituiamo il credito a chi è dovuto, al tempo. Siamo sincronizzati, ora e per sempre. Ti amo. Che vuol dire, non è una poesia d'amore, no? Potrebbe essere un bel WhatsApp mandato oggi, ma all'epoca non c'era, è una lettera che lui scrive al suo compagno. Ecco, questi due orologi sono loro due, sono due persone che hanno segnato la stessa ora, che hanno percorso un pezzo di strada insieme fino a quando nel 1991 Ross se n'è andato stroncato dall'AIDS. No? Segnare la stessa ora, poi a un certo momento, tac, lancette dei minuti, dei secondi, delle ore, si sono fermate, perché senza Ross la vita di Félix probabilmente non aveva più senso. E poi nel 1996 anche lui, Félix González Torres, se ne andrà a raggiungere Ross. Ecco, questa secondo me è una delle opere d'arte più belle che trattano in maniera contemporanea una storia d'amore.